Come era stato ampiamente e autorevolmente previsto dal collega della Camera Bassa, Claudio Borghi, di cui ovviamente vi esorto a seguire indifferita, se non lo avete fatto in diretta, ma soprattutto se lo avete fatto in diretta, le lezioni di economia sulle basi, anzi le basi, dico soprattutto se lo avete fatto in diretta, perché purtroppo noi parliamo chiaro e questo è un grossissimo problema, perché dà alle persone l'illusione di aver capito quello che diciamo, mentre forse un secondo o un terzo passaggio sono utili, se non addirittura indispensabili, insomma, per impadronirsi di tutti gli snodi della semplicità, che è sempre una cosa incredibilmente faticosa e complessa. Comunque, come ampiamente e autorevolmente previsto dal collega della Camera Bassa, ex presidente come me, Claudio Borghi, è arrivato il tempo della caduta delle balle. Le balle si stanno sgretolando con una rapidità e una direi spudoratezza che tutto sommato quasi ci sorprende, non ci sorprende, ma diciamo, potrebbe sorprenderci se non conoscessimo meglio i nostri polli. Allora, l'ultima balla che si è sgretolata in ordine di apparizione, adesso non so se fra quando sono salito in macchina e adesso ne sono cadute anche delle altre, l'ultima è quella dell'euro forte che ci protegge, che si è sgretolata non tanto per l'ovvia considerazione che noi comunque stiamo passando, diciamo così, abbiamo passato un periodo di crisi finanziaria piuttosto importante, dove, vabbè, non entro in quello, no, ma perché oggi Lorenzo Bini Smaghi, da quell'economista che, diciamo così, credo suo malgrado, non può non essere, cioè è costretto a essere un economista, perché, e quindi è costretto a non dire delle cose che non stanno né in cielo né in terra, cosa che ha fatto con grande sforzo in tante occasioni, ma oggi è stato costretto dalla violenza dei fatti a dire la verità. Un euro eccessivamente forte metterà in difficoltà la ripresa economica dell'Europa. Cioè, che cosa ci stanno dicendo gli economisti, quelli bravi? Vabbè, ci stanno dicendo una cosa ovvia, che in un'economia di mercato i prezzi contano. Cioè, vorrei farvi... 400 metri, alla rotonda prendi la seconda uscita e prendi strada provinciale 3. Sì, lo sapevo, comunque grazie per il suggerimento. Prendo la provinciale 3. Gli economisti, quelli bravi, sono quelli che ci raccontano che in un'economia di mercato le risorse vengono avviate agli impieghi più produttivi e i consumatori riescono a massimizzare la loro soddisfazione seguendo la prima uscita e rimani su strada provinciale 3. Sostanzialmente seguendo un unico segnale, il segnale che viene loro dato dal sistema dei prezzi. Il produttore, diciamo così, dimensiona la sua offerta in base al livello dei prezzi e così il consumatore la propria domanda. I prezzi sono importanti. Ora, queste stesse persone che in un'ottica ultraliberista ci, diciamo così, istruivano sulla virtù salvifica e sul potere egemonico del prezzo nel guidare e della sua flessibilità nel guidare le nostre scelte verso il meglio, verso l'ottimo parettiano, verso una situazione di
benessere sociale sono anche le stesse persone che, quando gli si faceva notare che l'unione monetaria privava il sistema economico di un importante meccanismo di aggiustamento di prezzo, che era la flessibilità del cambio, precisamente dicevano che no, i prezzi non contano più nulla, quello che conta è la credibilità, la produttività, il familismo amorale, insomma la buttavano in caciara, come si dice a Roma, inserendo in campo economico categorie non tutte economiche, pur di non riconoscere quello che oggi sono costretti a riconoscere, cioè che fatalmente quando un insieme di paesi decide di dotarsi di una moneta unica, qualcuno si troverà fuori mercato. Io non so chi sono gli diciamo imprenditori di cui ci parlano i giornali e che in qualche modo sarebbero così diciamo entusiasti del sistema nel quale viviamo. Attenzione, un conto è non essere entusiasti del sistema nel quale si vive e un conto è ragionare su come modificarlo, ma noi dobbiamo comunque partire dalla diagnosi. Gli imprenditori che conosco io sono forse diversi da quelli che conoscono o si inventano i giornalisti, mi dicono che se l'euro andrà vicino o sopra 1,20 rispetto al dollaro saranno grossi dolori per l'economia italiana o perlomeno per le loro aziende, perché qui parliamoci chiaro, la meniamo tanto col fatto del, diciamo, la piccola e media impresa provinciale, una cosa o un'altra, però la verità è che le imprese che sono ancora in piedi sono in piedi sostanzialmente solo in quanto si sono internazionalizzate e o hanno allargato la sfera, diciamo, dei propri clienti ai mercati, perché il mercato italiano riate dove viene offerto a 15 lo stesso oggetto o no? No, no, appunto no. Quindi il prezzo è importante e quindi il tasso di cambio di una valuta che si riflette automaticamente sul prezzo di tutti i beni prodotti dai paesi che adottano quella valuta è importante. Allora, qui ci sono una serie di considerazioni da fare. La prima è che dobbiamo uscire dal mondo con problemi, i tassi di interesse troppo bassi perché hanno favorito l'indebitamento. Ho appena fatto colazione con un imprenditore che mi raccontava delle sue esperienze nel periodo fra il 95 e il 2005, quando le banche ti correvano dietro per prestarti soldi. Alla fine, cioè adesso, siamo con i tassi negativi, le banche non guadagnano virtualmente più nulla dal prestare soldi, sono ingessate da delle regole assurde, non a caso provenienti anch'esse dall'Europa, che è il marchio della bestia, e quindi adesso, se, dicevo, le banche che prima ti inseguivano per darti soldi, nel famoso periodo dei tassi bassi, perché più basso è il tasso meglio è, perché il tasso migliore è quello morto, quello zero, adesso le banche che prima ti inseguivano per prestarti soldi, perché i bassi tassi erano un incentivo all'indebitamento per le imprese e per le famiglie, ora sono quelle che scappano quando tu i soldi vai a chiedergli perché hai una legittima esigenza di finanziamento. Quindi che cosa ci insegna l'economia? L'economia ci insegna che chiunque ci indichi una soluzione in un'unica direzione, anziché indicarci una soluzione in un punto di equilibrio, è un cialtrone. Un cialtrone non è un economista, perché gli manca la base, il perno, diciamo, del pensiero economico, che è il concetto di equilibrio, e molto probabilmente, per dire le scemenze che dice, ha
dietro di sé qualche conflitto di interessi, perché non è che quello che io vi sto adesso dicendo ve lo dico perché sono un politico che ha delle idee strane o ve lo dico per qualche strano recondito motivo. Sono le basi dell'economia così come vengono illustrate in ogni libro di testo. Quindi, punto primo, dalla caduta dell'ultima balla, ma anche di alcune balle precedenti, impariamo un principio di metodo fondamentale. L'economia non è manichea, bianco o nero, ma è, diciamo, nicomachea. Vi ricordate l'etica nicomachea di Aristotele? La virtù è il punto di equilibrio fra due vizi, d'accordo? Il tasso di interesse al 30% oggi in Italia sarebbe una iattura, ma anche forse anche al 6%, e il tasso di interesse però al meno 1 è altresì una iattura. Un euro a 1,40 ci sterminerebbe, ma probabilmente, chissà, anche un euro a 0,5 ci sterminerebbe. Allora, non ascoltate gli imbonitori da fiera paesana, dotati di un ampio corredo di cognomi, dotati di un ampio corredo di cognomi e di titoli di prestigiose università a Wanagana, quando vi indicano un'unica direzione, perché la soluzione in economia non è mai bianco o nero, c'è sempre una di tante, fra tante sfumature di grigio, che è quella opportuna. E naturalmente, se si crede veramente nell'economia, se ci si crede veramente, insomma, se si crede veramente in un'economia di mercato, quello che bisogna fare, in teoria, dovrebbe essere lasciare che fossero le forze di mercato a condurre verso questo equilibrio, e non si dovrebbe essere così contenti quando un insieme di arrangiamenti istituzionali, di regole istituzionali, conducono visibilmente dei prezzi fuori dal loro livello di equilibrio. Non si sarebbe mai dovuto esultare per il fatto che la Grecia aveva i tassi di interesse della Germania, per il semplice fatto che la Grecia non era la Germania, ma non lo era neanche la Spagna, ma non lo era neanche l'Italia, e come è finita adesso lo avete visto tutti. Prima lezione, quindi. Poi, vogliamo cercare altre lezioni? Quello che vale nei rapporti fra tutti i paesi europei e il resto del mondo, perché poi se si dice che, diciamo, l'euro diventa forte rispetto al dollaro, chiaramente, siccome la maggior parte dei materie prime, prodotti, insomma, sono fatturati in dollaro, insomma, diventa forte rispetto al complesso delle altre valute. Quello che è vero per il complesso dei paesi europei rispetto al complesso degli altri paesi è anche vero all'interno dei paesi europei e fra i paesi europei. Allora, mentre qui in Italia noi stiamo a cianciare di piogge, di miliardi che cosa fare con i miliardi che arrivano, e nessuno si pone la prima domanda fondamentale su che cosa fare con i miliardi che arrivano, che è dove trovare i miliardi che partono, perché voi ovviamente lo avete capito, non siete mica come quelli siete come quelli che leggono i giornali, avete capito che noi siamo comunque e restiamo comunque per i prossimi 7 anni contribuenti netti, e poi per i prossimi lunghi decenni dovremo restituire i soldi che ci vengono elargiti, non si sa bene. Allora, la prima domanda in questo paese, in cui si parla solo della pioggia di miliardi, oggi non c'è neanche una nuvola e credo che questa sia un'ottima metafora, non ci sarà neanche la pioggia, sarebbe: dove troviamo i soldi da restituire? No? Se ci fosse un governo serio, la domanda che si porrebbe sarebbe questa, ma il governo attualmente questa domanda non se la pone, perché ha capito che ce la dovremo porre noi quando loro saranno stati spazzati via da un evento elettorale che prima o poi dovrà esserci. Nei paesi seri, d'accordo, invece di fantasticare, fanfalucare di piogge di miliardi, si riconosce, viene portato avanti nel dibattito, si riconosce il fatto che la fragilità dell'Eurozona, gli squilibri europei non potranno essere risolti
senza un riaggiustamento dei prezzi relativi fra i Paesi membri. Chi dice questo? Bagnai, il cattivo anti-euro, oppure non so, un cattivo sovranista ungherese che mangia i bambini a colazione, un perfido integralista polacco, nemico dei diritti civili della foca monaca? No, 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 lo dice niente poco di meno che il falco più falco fra gli economisti tedeschi, Hans Werner Sinn, in uno dei suoi ultimi interventi, non su bollettino della parrocchia, ma su Project Syndicate, che è uno dei tanti, fra i tanti, uno dei più autorevoli blog, riviste online di politica europea. Ora, io non sto parlando delle soluzioni, io sto parlando del problema, e il problema dei problemi è che in tutti i paesi europei, tranne l'Europa, i problemi vengono identificati e quindi se si identifica il problema si pone una soluzione. Quello che rende pericoloso per l'esistenza del paese il PD è che il PD i problemi non li vuole, non dico risolvere, perché la soluzione è, oggettivamente è complessa, ne possiamo parlare, ne parleremo, ne abbiamo parlato, se ne dovrà parlare, ma non li vogliono neanche vedere. E allora non ci può essere, senza questa operazione di verità, cioè senza rendersi conto che anche l'integrazione europea, siccome ha avuto dei vantaggi, ha anche degli svantaggi, no? E senza rendersi conto, e che quindi vanno gestiti i vantaggi, vanno gestiti gli svantaggi, senza questa operazione di verità, come ci si può candidare a gestire il percorso del paese nei prossimi decenni? E invece questi quattro sfollati stanno così fantasticando di disegnare il futuro del paese, quando il paese è immerso in un sistema che loro non capiscono, non vogliono capire, ma che le classi dirigenti di tutti gli altri paesi, per il semplice fatto di leggere dei giornali meno fecali dei nostri, hanno perfettamente chiaro. Cioè, torno a dire, se nel sito del Ministero del Tesoro olandese sta scritto non possiamo tornare al fiorino altrimenti i nostri beni sarebbero troppo cari e noi perderemmo posti di lavoro, no, sul sito del Ministero delle Finanze, questo qualcosa vorrà dire, cioè loro sono consapevoli di essere entrati in un sistema che li avvantaggia. Altra grande lezione di economia, un sistema può avvantaggiare tutti? No. Perché non ci sono pasti gratis, se qualcuno è avvantaggiato, qualcuno è svantaggiato. Chi sarà svantaggiato in questo caso? Indovinate un po'? Ecco, quindi io proprio sto ponendo delle questioni basilari di economia. Primo, l'economia si basa sul concetto di equilibrio, il prezzo opportuno non può essere zero, non può essere infinito, è qualcosa in mezzo. Secondo, non ci sono pasti gratis, se qualcuno è avvantaggiato, qualcun altro è svantaggiato e bisogna mediare politicamente. Solo questi imbecilli dall'unico neurone riescono a vedere un unico lato di ogni problema economico e quindi sono incapaci di aiutarci a gestire i negoziati in modo soddisfacente. Terza lezione che traiamo dallo sgretolamento dell'ultima balla, d'accordo? Le chiameremo Silvia queste balle, all'apparir del vero tu misera cadesti, la balla degli scemi secondo cui la moneta forte è un grande vantaggio. È un grande vantaggio, una mazza, perché rende più costosi i tuoi beni e in un momento in cui tu hai ucciso la domanda interna a colpi di austerità e devi per forza rivolgerti al mercato estero, sei molto penalizzato se i tuoi beni sono molto cari. Se ne accorge perfino Pini Smaghi, e sottolineo perfino, no? Ma non perché lui non sia intellettualmente attrezzato, ma perché era immerso in un sistema, in una rete sociale, in una rete di relazioni professionali che gli precludevano il poter dire questa verità. Se perfino lui, che la sa benissimo questa verità, è costretto a dirla, è chiaro che la situazione è grave, altrimenti io non vi parlerei, non vi parlerei in modo così esplicito. Sarei così un pochino più politico, no? Vabbè. Veniamo al terzo punto, che poi c'ho di fronte a me il paretone del Gran Sasso, che diciamo, anche se non frana, porrà comunque fine al mio discorso, perché in galleria il campo non c'è.
terzo punto è il solito punto, è il solito punto. Noi, diciamo così, vogliamo bene ai nostri fratelli tedeschi. Ogni tanto dobbiamo dirgli di no, glielo abbiamo detto a Legnano, glielo abbiamo fatto dire a Tagliacozzo, insomma, però sono i no che aiutano a crescere, no? Dicendosi no ogni tanto, qualcuno si è fatto un po' male, ma insomma, l'Europa è cresciuta culturalmente, è cresciuta socialmente, è cresciuta politicamente, è cresciuta tecnologicamente. Noi vogliamo molto bene i nostri fratelli tedeschi, ma fa parte del nostro volere molto bene ai nostri fratelli tedeschi il riconoscere serenamente e senza alcuna credine e senza voler trarre da questo delle conclusioni eccessivamente affrettate, che l'allearsi con loro non è sempre un'ottima idea. Il precedente dell'asse Roma-Berlino-Tokyo è ovviamente un precedente molto esplicito e anche molto, molto, molto estremo, d'accordo? Però l'asse Roma-Berlino-Bruxelles non ha delle caratteristiche estremamente diverse per quel che riguarda, diciamo così, il sottostante macroeconomico. Cioè, alla fine si va sempre a finire in un punto che noi, che siamo un paese degno, con una lunga storia, che non avrebbe bisogno dell'elemosina di nessuno, che ha molto da insegnare in termini di civiltà, di progresso tecnologico, di arte, al resto del mondo, ma che è strutturalmente meno forte dell'America o della stessa Germania, per allearci con la Germania andiamo in urto con gli Stati Uniti. Perché per quale motivo gli Stati Uniti stanno indebolendo il dollaro, come vi dissi non appena Trump venne eletto? Gli dissi: guardate che questo è un presidente conservatore, siamo in un Nixon moment, cioè adesso lui farà flettere il dollaro perché, diciamo così, l'economia americana ne ha bisogno. Vabbè, questa cosa sta succedendo. Perché gli americani stanno facendo questo? Ma stanno facendo questo perché la forza dell'euro è ovviamente, l'euro è la mosca cucchiera, cioè il sistema delle valute mondiali, non me ne voglia la signora Lagarde, ma lei è una persona sicuramente autorevole, influente, competente, però diciamo la BCE non è la Fed e quindi insomma comanda il dollaro. Perché il dollaro che comanda ha deciso di scendere e per favorire l'economia statunitense, mettendo in difficoltà l'economia europea? Per un motivo molto semplice: perché i tedeschi e gli olandesi, in violazione delle stesse regole che l'Europa si è data per evitare squilibri macroeconomici, hanno un surplus di bilancia dei pagamenti abnorme, sopra i 6 punti di PIL, il parametro che ci siamo dati per gestire questo tipo di situazione. Questo surplus abnorme per un po' ce lo siamo raccontati dicendo che i tedeschi sono biondi e sono bravi, quindi certo i loro prodotti sono tanto apprezzati nel resto del mondo, ma adesso ormai è impossibile sfuggire alla ovvia constatazione che i prezzi contano e che quindi il fatto che due paesi europei abbiano dei surplus di quel tipo significa una cosa sola: che l'euro per loro è una valuta troppo debole, ed essendo troppo debole li avvantaggia sui mercati internazionali. I beni olandesi e tedeschi costano meno di quello che dovrebbero costare. Questo dipende da una quantità di fattori, per esempio da una serie di scelte di politica dei redditi fatti da questi paesi, eccetera, eccetera. Ma non voglio entrare in questo, non interessa né a voi né agli americani. Agli americani dà solo fastidio che a fronte del surplus di questi paesi, e quindi dell'Eurozona, ci sia un deficit loro. Dà solo fastidio essere loro quelli che comprano più beni all'estero di quanti ne vendono e quindi indirettamente attraverso questo meccanismo che in qualche modo compromettono il numero di posti di lavoro che
cui potrebbero legittimamente aspirare, perché chiaramente se tu compri un bene prodotto all'estero è un bene che ha tante qualità, ma ha solo un difetto: è prodotto all'estero, quindi il lavoratore che l'ha fatto è un lavoratore estero, l'azienda è un'azienda estera e il lavoro è stato fatto da un'altra parte. Allora, noi ci troveremo con un euro a 1,40, che è quello che serve alla Germania per richiudere questo immenso squilibrio che sta creando, perché ci siamo voluti alleare con la Germania. Ma noi finiremo con la testa sott'acqua molto prima di loro. Parliamo un attimo delle soluzioni, no? Le soluzioni ci sono? Ma certo che ci sono, ci sarebbero, ovviamente. Per esempio, tutti sanno che affinché questo immenso surplus tedesco si colmasse, evitando di irritare gli americani ed evitando di esportare squilibri nel resto del mondo, basterebbe che i governi tedeschi prendessero una decisione, quella di far star meglio i cittadini tedeschi, e quindi investissero in infrastrutture, investissero facessero spesa pubblica. Adesso banalizzo, il tema delle infrastrutture è molto sentito in Germania. Io ora sono su un'autostrada italiana, insomma, sentirete un po' di, diciamo, di vibrazioni, ma se fossi in un'autostrada tedesca ne sentireste di più, questo è notorio. Perché non lo fanno? Vabbè, qui poi dopo chi mi segue da un po' di tempo lo sa, l'austerità è sempre, non è una politica che incida solo sulla dimensione, sul volume del reddito, incide soprattutto sulla distribuzione del reddito. I redditi che vengono aggrediti dall'austerità sono i redditi medio-bassi, ti taglio la pensione, eh. Nel frattempo i profitti crescono, quindi è chiaro che lì c'è un capitalismo che si organizza in un certo modo, che decide di distribuire il reddito in un certo modo, che crea uno squilibrio tale per cui le esportazioni aumentano in modo abnorme, che provoca una reazione uguale e contraria nel paese che effettivamente è il dominus del sistema monetario internazionale, che conduce quindi a un rafforzamento dell'euro che in realtà è un indebolimento del dollaro annunciato da anni. Siamo ormai al quinto anno che il Dipartimento del Commercio americano mette la Germania e poi anche l'Italia nella lista dei paesi manipolatori di valuta. Quindi gli americani, già quando c'era Obama, ce l'hanno detto in tutti i modi possibili che erano stanchi di questa situazione e che desideravano che l'Europa contribuisse con maggiori investimenti interni, con maggiore spesa pubblica interna al rilancio dell'economia mondiale. Ce lo hanno detto, non sono cattivi gli americani, non cercano la guerra, ma proprio per questo andargli a rompere i coglioni non è mai stata un'ottimissima idea. E questo purtroppo i nostri fratelli tedeschi, che sono così profondi, che ci hanno dato Bach, che ci hanno dato Gauss, che ci hanno dato Goethe e che ci hanno dato anche altre cose che non nomino perché altrimenti in questo periodo in cui girano tanti negazionisti poi magari mi dicono che quelle cose non ci sono state, ma ci sono state, che ci hanno dato tutto questo, che ci hanno dato il meglio in ogni campo, compreso l'orrore, non vogliono capire questa cosa di buonsenso, che andare a seccare una superpotenza militare, finanziaria ed economica che ti ha più volte avvertito di quel principio di saggezza popolare cui ci ha ammaestrato Gigi Proietti con la barzelletta del Cavaliere Nero, non è una buona idea. E allora, se loro non vogliono capirlo, che non è una buona idea mettersi contro gli Stati Uniti, possono non capirlo. Figurati se io voglio spiegare a loro che sono così bravi, che hanno avuto Gauss, Bach, Goethe, Himmler. Se gli voglio spiegare come si fanno le cose, chi meglio di loro sa fare le cose? Dalla matematica trascendentale all'orrore non c'è nulla che essi non abbiano fatto meglio degli altri. Fatti loro. Ma perché noi dobbiamo legarci a uno che decide di buttarsi in un burrone? Cioè, voglio dire, le cordate, qua c'ho il paretone di fronte, quindi mi viene in mente questo, vengono fatte
per evitare che vada giù quello che si perde, no? Diciamo, qua invece noi ci siamo messi in cordata con uno che pesa 2 quintali e che quindi sta parete non la può fare e che fatalmente se si stacca ci tira giù. Io questo proprio non riesco a capirlo. In altri termini, e per sintetizzare, visto che comincia la galleria, l'integrazione è una bella cosa, ma come tutte le cose, come i tassi bassi, come le valute forti, come tutto quello che volete, ha un suo punto di equilibrio. Noi questo punto di equilibrio lo abbiamo superato. Dobbiamo ragionevolmente riflettere sul fatto che forse siamo troppo integrati e riflettere tutti insieme, fra economie europee, e riflettere tutti insieme su come recuperare dei gradi di libertà. Baci e buon viaggio.